Ecco qui, care amiche ed amici di Google Plus, ed in particolar modo cara amica Laura Pezzino, che mi sono ricordato adesso che anch'io ho delle piante grasse. Ecco queste. Quando vivevo a Casalpaloco ne avevo di più, ma adesso c'ho solo queste. Non so che piante grasse siano. Grasse sono, senza spina. Ecco, un po' più da vicino. Ecco, dicevo. Quando stavo a Casalpaloco avevo più piante grasse, cioè più tipi, non più quantità. Adesso ne ho tantissime, poi la vegetazione ci ha cresciuto sopra, ma sono tutte uguali. Non credo di averne altre. Semmai ve le farò vedere un'altra volta. Bene, a presto, arrivederci, il vostro Sant'Enchan. Salve a tutte e tutti, oggi è 20 ottobre 2013, ieri faceva caldo ma oggi sembra inverno. Già, come potete vedere, i fiori non ci sono più, ma hanno dato luogo ai frutti. Ecco, qua ce n'è uno. Qua ci sono altri. Niente fiori, già ci sono tante foglie e soprattutto tanti frutti. Ieri sera e questa mattina ha piovuto moltissimo. Ecco qua, altri frutti. Buongiorno a tutti e alla prossima. Ciao. Salve. Proprio adesso mi è venuto in mente una cosa che ve la racconto subito. Mi era venuto in mente la Marvel e tutti i fumetti dei supereroi. Tutti i supereroi che leggevo da bambino. Superman, Batman, Fantastici 4, Silverman o queste cose qua. E mi era venuto, mi ricordavo dell'uomo ragno. Ma allora, che mangia l'uomo ragno? E ho pensato, l'uomo mosca. Ma allora, l'uomo mosca che mangia? L'uomo a merda, il politico italiano. A presto. Salve care amiche e amici, come vedete è già da tempo arrivata la primavera e le piante sono in fiore. Guardate qua, che bellezza il rigoglio della naturalezza. Guardate, guardate che roba. Guardate che bella pianta in fiore. Adesso qua poi si riempie tutto di api e poi di frutta. Ecco, io preferisco la frutta, ma è anche bello vedere gli insetti svolazzare nell'aria. Spero voi possiate apprezzare la magnificente eloquenza di questo rigoglio naturale. E poi tutti i cani che qua abbaiano sempre un casino. Però guardate qua, guardate gente, guardate che bello,
Vedete i fiorellini? Che bello, che bellezza! Il verde della naturalezza. Guardate. Ciao! Oggi è un bellissimo giorno di sole, fanno una ventina di gradi. Le piante fioriscono, gemmano. Guardate che gemme, guardate. Salve, dal vostro Shenzhen Chan e alla prossima. Ciao. Sono sempre io, il vostro Shenzhen Chan, visto che ci sto, allungo il video. Questa pianta ancora non ha fatto fiori, però sta gemmando, sta mettendo foglie. Ecco, come potete apprezzare, le foglie che ha fatto. Qua sto scannando la pianta, nel senso che uso il cellulare come uno scanner. Guardate le foglie che sta mettendo. Qua c'è anche un ragnetto, non so se lo potete vedere. Ecco, che aspetta il moscerino per mangiarselo. E poi guardate quante belle foglie verdi che stanno venendo. Questa pianta, quando è del tutto fogliata, diventa gigante, non so che pianta sia, ma diventa gigante, enorme. Adesso è tutta spoglia, tutta nuda, ma quando mette le foglie se occupa uno spazio 3 metri quadrati intorno, magari un po' di meno. Vabbè, poi se ci sarà qualche altra pianta ve la filmo. Un saluto dal vostro Shenzhen Chan. Ciao. Cioè, magari altre piante ci sono, dico, se varrà la pena filmarle, perché c'è un giardino di piante. Ciao. Questa pianta già sta in fiore. Salve. Quello che potete ammirare è l'ulivo.